Buongiorno signore e signori, il mio nome è Mike Senza Nome. Ovviamente la serie non poteva finire con la nona puntata, no, ci doveva essere la decima. E dopo il finale col botto, in tutti i sensi, siamo qua. Nell'ultimo episodio avevo detto infatti che i Foster non li abbiamo mica visitati. E allora non mi sembrava giusto nei confronti di tutti gli altri concludere qua senza visitare i signori. Detto questo, Mike ha deciso oggi di fare questo episodio, ovviamente in attesa di altri aggiornamenti e novità per la serie in questione. Ho deciso di puntare su questo aggiornamento, perché hanno fatto un aggiornamento, ma in realtà mi interessava solo mostrarvi quello che c'hanno in casa i Foster, ok? Cioè, capito? Qua, un po' di telecamere, tanto per cambiare, ormai siamo abituati, siamo un ladri di alto livello, o almeno così mi piace pensare, di essere, e quindi ci diamo dentro col ladruncolaggio anche quest'oggi. Vediamo se mi sembra che qua si possa entrare solo dalla porta principale. Il problema principale che ci troviamo, ovviamente, è il fatto che non sappiamo ancora la routine perché ci stanno delle guardie e ci sta pure qualcuno che lavora. In teoria, allora prendiamo la macchina. Tra l'altro, il parcheggio di là. Quindi andiamo. E c'è anche una scatola in macchina. Non so se l'avete vista. In realtà, adesso si potrebbe, una volta finito, dare un po' la caccia agli achievement. Una volta finito il resto, poi secondo me aggiungeranno altri contenuti. Adesso, tra l'altro, c'è il cambio dell'ora tra mezz'ora più o meno. Quindi aspettiamo a vedere cosa cambia. Come cambia la routine. Non vedo più nessuno qua. Così. C'è più nessuno qua. Oh, dove siete andati? Bam! Scoperto anche queste altre ore per il pomeriggio. Viene fuori che sono ancora là. Allora dormiamo in auto giusto fino alle 17. Mi sembra che vada bene. Facciamo anche 18, va? Ok, spiamo nuovamente. E sembra che di notte la camera da letto per bambini. La signora si trova nella camera da letto per bambini. Esistono dei bambini, quindi. Adesso andiamo a vedere. Perché mi sembra che delle guardie qua davanti ci siano tipo sempre. Eccola qua. Infatti, c'è una guardia davanti al garage, una fuori dalla piscina, sembrerebbe fuori, non dentro la piscina. E sembrerebbe che non c'è nessuno in casa dopo quella tale ora. Questi sono i Foster. Fuori, piscina, davanti al garage. Alle 23 è il momento migliore per colpire. E allora vediamo di entrare in azione alle 23, praticamente domani. Quindi stiamo qua a dormire 24 ore, fuori 22, vai, dormi. Allora, è il momento di entrare in azione dai signori Foster. Abbiamo tanta roba da rubare qua dentro, eh? Ma voi non ditela a nessuno che è stato Mike, ok? Mi raccomando, non ditela a nessuno. Anzi, se volete proprio dirlo a qualcuno, potete dirlo. Io vi autorizzo a dirlo condividendo i vari contenuti, video, messaggi. Anzi, se volete aiutare Mike, vi do un altro consiglio, eh? Stampate 100 fogli con scritto su il mio canale YouTube, ok? Dopodiché andate a distribuirli a scuola, al lavoro, al parco, dove vi pare e piace. Cioè, se volete fare questo, Mike vi sarà riconoscente perché è questo il modo in cui potete aiutare Mike a crescere, ovviamente, a dare il benvenuto a tanti nuovi iscritti e tante nuove personcine che vengono a unirsi al grande team senza nome. Nel frattempo, i signori qua fanno come se io non ci fossi. Se ne vanno, vengono, fanno tante cose. Io aspetterei un cicenino per uscire, perché adesso dobbiamo fare una cosa abbastanza complicata. Dobbiamo entrare in casa senza farci sgamare. E credetemi che non è semplice, perché io riesco facilmente a farmi sgamare. Ma
ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica, che se vi piace il video lasciate un like, lasciate un commento e poi condividetelo su WhatsApp, su Telegram, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su MySpace, anche se non esiste più, su LinkedIn, su tutto quello che pensate che potete condividere, insomma, capito? Condividetelo, scrivetelo, prendete un pennarello, scrivetelo sul cane oppure sul gatto, poi lasciatelo andare in giro, eh? Mike senza nome, ragazzi, Mike senza nome. Adesso che la guardia se ne va, Mike decide di camminare in questa maniera qua, decide di girarsi qua facendo un po' lo gnorri. Avete presente quando uno fa lo gnorri? Ok, bene, io faccio lo gnorri di solito, cerco di far così, ok. Telecamera lassù, buono. Telecamera sta arrivando qua. Allora, Mike si deve nascondere. Se la telecamera arriva, Mike si deve nascondere qua giù, sperando che qua giù vada bene, perché se non va bene sono azzi. Allora Mike adesso viene qua, ok, un attimo, viene qua e cerca di sbloccare le finestre. Non so perché lo faccio, ma lo devo fare anche velocemente. Ok, sbloccate le finestre, spostati, hai finito, dai cacchio, orco Gigio, per un pelo animale. Poi ci troviamo. No, questo è il bagno, non ci serve il bagno. Okay. Il problema è che dobbiamo salire le scale. Questo è un problema. Se no, sarebbe tutto semplice. In questa stanza troviamo il registratore di cassa antico. Troviamo un iMac. Un paio di portatili. Non li voglio tutti, però attenzione. Il Nokia lo prendiamo. C'è un altro portatile lì, ma non ci interessa. Quello che interessa a Maicone adesso è venire qua a prendere questo orologio gigante. E possiamo osservare che tutte le tapparelle sono giù. Ora Mike ha bisogno di uscire da questa porta e andare sul retro dove c'è la grondaia. Dove cacchio è la grondaia? La radio d'epoca. E me la lasci qua. E me la lasci qua la radio d'epoca. Dai bella, per domani, ce la fai a aprire. Ok, la porta l'abbiamo aperta, ma aspettiamo uscire. Dai. Non facciamoci sgamare, dai, per favore, signori, non facciamoci sgamare. Porco Gigio, mi ha scoperto la telecamera, che c'è la telecamera là sopra. La guardia non mi ha visto, ma ha visto la telecamera però. Vabbè, pazienza. Oh, mio caro armadio, quanto mi mancavi. Ciao, bella chitarra, ciao. Stiamo qua, passiamo un po' di tempo e parliamo del fatto che gli sviluppatori hanno deciso, sembrerebbe, di fare un sondaggio per chiedere al pubblico se i poliziotti e le guardie dovessero sparare quando ci vedono. Di tipo dovessero spararci. Adesso ho capito che viene fuori con la pistola, però ho capito che c'è la legge sull'autodifesa, tra l'altro molto discussa in Italia, anzi molto incasinata in Italia, oserei dire, perché forse è un termine più adatto. Ma perché? Cioè uno si domanda, cioè, perché dovrei volere che gli sbirri in un gioco del genere mi sparassero? Cioè perché? Vabbè, io lo trovo senza senso. Problema. Se ne sono arrivati gli sbirri, le telecamere si sono riattivate. Ok, adesso ci siamo. Abbiamo staccato completamente quello. Ci manca solo un piccolo pezzo del puzzle. Piccolo pezzo del puzzle che implica che adesso la signora dovrebbe tornare a casa. Ok? Questa cosa non è semplice. Non ci piace.
Però è qualcosa che dobbiamo rischiare, dobbiamo affrontare la signora. Ci nascondiamo in bagno. Vorrei nascondermi là dietro la tenda, però non si può. È fuori che gli sviluppatori hanno deciso che non si può. Ci si può. Qua mica ci si può buttare giù, vero? No, peccato. Allora, signora, mi sembra che se la stia prendendo con calma. Però mi sembra che io sono un pirla. Perché questa cassaforte qua non l'ho mica svaligiata. E ho pochissimo tempo prima che arrivi la signora. La signora è arrivata, è nel bagno di sotto, si sta facendo il bidet e io invece sono riuscito a derubare, mamma mia che fatica, che sudata che mi sono fatto, così istantanea, prendo un bagno istantaneo. Ok, la signora è tornata, si trova qua sotto di me, allora io prendo il telecomando della macchina e l'ho copiato, sono un genio del male, adesso aspettiamo che la signora vada a dormire e dopo, bam, colpiamo! Colpiamo là dove le fa più male. Tanto abbiamo visto che la signora va al lavoro in bicicletta, ok? Quindi non sarà un problema per lei. La cassaforte è chiusa, bella, hai visto? Non c'è nessuno ti ha rubato niente. Tutto sotto controllo. Si è seduta, penso, davanti allo specchio. C'ha uno specchio, una sedia, qualcosa nella sua camera. Adesso pensate alla modalità difficile di questo gioco, senza vedere attraverso le pareti, ok? Cioè io dico, voi pensateci. Ci state pensando? Dove stai andando, signora? Eccola, stesa, stecchita, giù. Si è messa a dormire. Allora, la guardia. Passa e si mette di là. E non ci piace come posizione. Non ci piace per niente come posizione. Dobbiamo arrivare nella stanza qua in fondo. Quella laggiù dobbiamo arrivare. Senza farci sgamare, possibilmente. Questo è il momento migliore. Chiudiamo la porta lentamente. Guardate cosa abbiamo qua, signori e signori. Signori e signori. Perché siete tutti signori? C'è anche qualche signorina, magari. Oh, interruttore del garage che non fa per niente casino. Nessuno sa che la signora in realtà ha letto. Boom, baby, apriamola. Ok. Partiamo. Andiamo via? Mi stai dicendo che andiamo via? Andiamo. Ciao macchina sfigata. Ciao. Orco can, questa sterza ancora meno di quelle altre. E se ne va. Se ne va. Se ne va. Yo. Se ne va, ovviamente. Ricordiamoci che ci ha dato invisibilità, no schifo, niente, zero, nulla. Ma abbiamo rubato la Cubra GTS 3100 di valutazione ladro B. Non è male, non è male, nonostante ci siamo fatti beccare, abbiamo preso un B. Nuovi suggerimenti, punti esperienza qua, sali di livello, grazie, salgo di livello. E dove me li metto? Punti abilità rimanenti 5 addirittura. Bene, la Cubra GTS, eccola qua. La mia super mega supercar, tra l'altro messa sui mattoni, cioè tipo da poracci. Super Mike. Adesso la Cubra GTS, vediamo. È stata messa sul ponte sollevatore. Molto bene. Perché Mike si sa, non fa altro che smontare auto. Vediamo cosa ti serve di tutto ciò. Ah, di tutta questa macchina ti serve solo sto pezzo? Solo sto pezzo ti serve? Ok, quello l'abbiamo staccato. Adesso stacchiamo possibilmente i cavi di accensione. Quindi stacchiamo il modulo di accensione.
di tutta la macchina solo sto pezzo qua? Cioè, ho rubato una macchina da 100.000 euro per un pezzo e basta. E il resto verrà buttato nel cesso, praticamente. Molto bene. La ruota, ecco, qualcuno che ha un fetish per le ruote. Le ruote si vendono a quanto pare divinamente. A proposito, se trovate per caso, ragazzi, delle ruote per una Jeep Renegade, a me farebbe come un altro set di ruote, visto che ne stiamo parlando, capito? Giusto per cambiare le ruote, non cambiare più le gomme e fare casini del genere, capito? Molto bene. Cambiamo, smontiamo queste cose, poi svendiamo tutto e basta. Basta, cioè, nel senso, capito? Basta, aspettiamo che ci aggiungano nuovi sostanziosi, corposi contenuti, perché sennò qua è una vacca un po' magra. Ma a proposito di vacche, ne vedremo tante di vacche e di mucche, come piace chiamarle a Mike, perché è più delicato, più dolce, più capito, perché sono delle creaturine così intelligenti le mucche. È un peccato comunque il fatto della fine che fanno e via dicendo, però adesso non stiamo qua a parlare di questo, stiamo qua a parlare del fatto che... Fammi alzare un attimo sul sollevatore, vediamo se qualcosa da rubare qua sotto. No? Sospensione. Orca, cosa vuoi? Convertitore catalitico? E il convertitore cosa devo staccare? Questo? E devo staccare quello? E devo staccare quell'altro? Praticamente tutta una catena di roba da staccare. Solo per prendere un pezzo che sta là a metà. Va bene, facciamolo. Ok, sembra che non c'è altro da rubare qua sotto. Sembrerebbe che siamo a posto, quindi abbiamo smacciolato una macchina super mega costosa solo per rubare, prendere dei pezzi. Ma andiamo a vedere su Black Bay, signori, oggetti antiquariato, il giornale antico, la radio antica, il registratore di cassa antica, tutto quello che era antico noi l'abbiamo preso, l'abbiamo rubato e venduto. E andiamo sul ricambi auto, la Asian Cougar, ancora non so dov'è la Asian Cougar sinceramente, però l'accensione, il modo di accensione 5000, ok, il convertitore 4000 e le ruote 6000. Ci manca l'Asian Cougar e devo trovare l'Asian Cougar. Qualcuno sa dove si trova sta Asian Cougar? Nel frattempo potrei anche magari vedere se c'è qualcosa o due portate da sbloccare. Facciamo velocemente perché ho fame, mi sta venendo fame. E allora sapete che quando Mike viene fame non va mai bene. Ma che cacchio me ne faccio? Eccolo, girato così, buona così. E anche qua giù, 1, 2, 3. Fante, cavallo, re, yo, Mike è senza nome, yeah, Mike è senza nome, yeah, vai, fatto anche questo, e adesso andiamo da Sir, è diventato ricco. Comunque, vi stavo dicendo, non ho fatto in tempo a farvi vedere, ma questa scatola non è altro che un deposito, possiamo mettere 15 oggetti qua dentro, ok, tipo, va, qua, guarda, mettiamo l'orologio, papapam, ok, così abbiamo spazio per... tenere ancora più roba addosso. Andiamo, scarichiamo in macchina e dopo la macchina la lasciamo là e dopo andiamo a vendere tutto. Hanno introdotto questa scatola carina e coccolosa, però si limita tutto a questo. Grazie bello, grazie, piglia qua big money, 88.864. ed è con questo episodio, il decimo, che adesso mi sento con l'anima in pace. Un numero pari mi piace, anche se l'11 era meglio. Però è così che concludo questa serie, appunto, avendo rubato la super mega supercar. Vi aspetto con nuovi episodi di nuove serie, ovviamente a lunedì e venerdì alle 14, ovviamente in live. E vi posso consigliare caldamente di visitare la scheda community su YouTube. Se ci fate caso c'è home, video, canali, playlist, e c'è anche community dove io comunico con voi quasi quotidianamente. Detto questo, sono Mike Senza Nome, vi ringrazio per l'attenzione e spero di rivedervi prossimamente. Buona giornata, ciao!